nella situazione clister ci vuole sempre la base, sempre. Cioè, nella situazione stick a neve cadente non ci vuole la base, se no ci vuole sempre la base. Invece quando mettiamo clister sempre dobbiamo mettere la base, se no la consumiamo nel giro di 5-10 km. E la quantità soprattutto di base non è che bisogna metterne come dentifricio quando ci laviamo i denti. Se questa operazione qua viene fatta a casa, se sapete che tanto è da clister, bisogna sempre farlo a casa, diventa molto più facile. Dopo, se mai, mettete la vostra clister sul campo, ma vi spiegherò dopo che il 90% delle situazioni clister è molto semplice. Ecco la mia base. Adesso la stendo con questa parte qua della mano, senza andare a mettere tutte le mani nella marmellata. È molto semplice. Con questa parte qua della mano, se siete al caldo, spostate la mano un po' da a destra, un po' a sinistra, così la mettete dappertutto. Vedete? Un colpo di qua, un colpo di là. E io ho messo la mia base sotto di sci. Sarebbe meglio, adesso vi faccio vedere, avere lo stesso ferro anche che usate poi per le paraffine, per le scioline di scorrevolezza, tirare la base con il ferro, diventa molto più semplice e tiene molto di più. Adesso ve lo dimostro. Sto scaldando del tubetto della base perché è talmente dura delle volte che se la teniamo in casa o facciamo questo in garage o in cantina, cioè ci spacchiamo già le mani prima di... Invece così io me la scaldo, la vedrete che uscirà dal tubetto molto meglio. Op, eccola qua, vedete? Tac. E questa è anche la quantità giusta, mi raccomando. Né troppo né poca. Né troppo né troppo poca. Perché un tot entrerà già nella nostra soletta dove abbiamo passato la carta vetro. Voilà, prendiamo il nostro ferro che non deve fumare come... E noi abbiamo messo la nostra base. Al massimo, se non siamo troppo professionali, che ci è scappata nella canalina, prendiamo un raschietto di plastica e quando è calda la togliamo subito. Voilà, vedete che abbiamo fatto un velo perfetto.